Ciao a tutti amici e amiche di Radio Channel, bentornati in Scandinavia, una Scandinavia che si è espansa, che si è più potenziata, ma che ora che guardiamo bene ha pagato il tributo di sangue, perché il Gorm il Grande, che ha conquistato appunto la Lituania un tempo Rumuva, poi Cristiana, una guerra santa molto strana, è morto avvelenato. Dynasty Kingslayer muore pure, ok, fantastico. Chi è il nostro nuovo sovrano? Beh, lo vedete. Possiamo assegnargli un guardiano, non ci ho pensato. Allora, assegniamogli un'eminenza grigia, qualcuno di peso. Ad esempio, Raffan di Bergslagen è pazzesco, Shrewd, Varang, sì. Che tra l'altro è anche il nostro, nostro reggente, se non sbaglio. E quindi reggente e tutor, se diventiamo dei quattro in diplomazia, ci darà un grande aiuto. Ok, abbiamo vinto una guerra contro un nemico immaginario, no, contro una rivolta cattolica, adesso ce n'è un'altra che però è microscopica, quindi cerchiamo di sistemarla, vediamo un po', è il 1105 ragazzi, tardo medioevo, i mongoli si avvicinano alla peste pure, chissà quando si sbloccheranno, ancora eresie. C'è molta... si fa fatica. Cosa? C'è già responsabile di quattro morti? Ok. Io nel frattempo ho dato... ma perché cazzo? Perché? Perché cambia l'educatore? Perché? Cazzo, cazzo, cazzo. È morto l'educatore. È morto il prete. Devo convertire sta bambina per sposarla. Potrei liberare Gorm. Okay. Abbiamo liberato Godi Gorm e adesso torniamo da Wulfled, che è in prigione da 6 anni, in house arrest però. No, non è in house arrest, è nel dungeon. Io non so perché le cose cambiano. Tanto Godi non riesco a... Certo, anche verrà di Scandinavia, Germanico. Io voglio un mastermind theologian. Come cazzo si chiama? Ok, invita Holyman a corte. 14, Beautiful. Vai a fare in culo. Ne prendiamo un altro. Tanto costa soltanto pietà e la pietà 10. Vattene. 13, 1, vattene. Andiamo bene. Un altro 2, vattene. Ho sbagliato, cazzo, ho preso non un Holyman ma un nobile. E ho speso un sacco di soldi per sbaglio. No, voglio uno con un 4 in... Lo troveremo, eh. Ok, questo, eccellente. No. Teologo, sì, Gusrof, sì, eccellente. No. No. No, ok. Facciamo passare un mese. Andiamo a riprendere la nostra Wulfred.
a 14 anni fra un po' diventa adulta, cioè se non diventa della mia fede mi incazzo veramente come una bestia. Allora, Gandalf è un 4, è proud, paziente, ambizioso. Questo è teologo, crudele, trusting e umile. Diamo Gandalf. Sto teologo che cosa dà? Intrigue e learning. Niente, diamo Gandalf come tutore. Che rabbia! Allora, qualcuno mi suggerisce di fare controspionaggio, però adesso lo scheme. Sì, è questo. Della principessa Ghila di Noregar. Che magari vado anche a trasformare in Lord Speaker e le dan anche un po' di soldi. Perché voglio che abbia una relazione molto alta con me. Ed è un 4 in spionaggio. Sapete che le donne adesso possono ricoprire le cariche politiche e tutto. Niente, andiamo sulle leggi se si possono fare, no, non possiamo ancora. Fazione pericolosa. Increase Council Power in Scandinavia. Sono 21.000 uomini che vogliono manipolare il Fylkir in modo che il Consiglio torni ad avere più potere. Vecchia storia. Adesso ci andiamo a svenare. No, questa l'abbiamo già fatta. Ci andiamo a svenare perché voglio che questo non accada. E inoltre qui sull'economia voglio l'economy, no, collect taxes. Ok. E poi magari potremmo fare un plot to kill, ma avendo un bambino non possiamo ancora farlo. Appena diventa adulto va bene. Tanto aumentiamo i noble custom, feudal vassal opinion più 12, questo è un aiuto. Ok. Io ragazzi qui devo dare un'occhiata alla guerra. Ah, perché lo spy master era nel plot, cazzo. Ma c'è ancora? Avete ragione. E la devo cambiare. È nel plot? Sara di Nordricchi, Bertil, la principessa. Ok. My Religion, intrigo alto. Rutri di Scotland è un 21. Gregarious kind, is safe in vita corte. Cambiamo lo Spy Master. Cambiamo lo Spy Master, avete ragione, da vendere. Da vendere. Ok, boom. Non sarà molto contenta la nostra Spy Master, ma almeno adesso non ha più modo di rompere le palle. Sono a 74 adesso. Hanno perso potere. 73, sta scendendo, non male. Ok, abbiamo la possibilità di fare un focus. Chi è il nostro guardiano? È cambiato di nuovo. Diplomazia. Fatto
focus sulla diplomazia perché siamo curiosi e abbiamo un tutore che è un diplomatico. Intanto abbiamo un'altra ribellione. Sarà così per un po' di anni. Sarà frustrante, sarà difficile, ma. Ok, la fazione adesso è il 28%. Si sono levati un po' tutti. Quindi va bene. No, ok, non abbiamo più problemi di fazioni con questo cambio dello Spy Master. Bene. Ok, intanto andiamo a distruggere questi ultimi 800 e via. Ok, 1500 di prestigio già, eh. Non male. Intanto iniziamo a migliorare anche un po' in Finlandia, un po' qualche ospedale, non si sa mai. Ok, per ora abbiamo soltanto retinue, se possiamo potenziarle con quelle pesanti. Ah, posso imprigionare la duchessa Ghida di Smoland, che è proprio colei che un tempo era la mia spy master, giusto? Ce l'ho fatta! L'ho legata, ragazzi. Buono. Consiglio non vuole, ok. Bene. Ok. No. No, ok. L'educazione della bambina è andata di merda perché è diventata Indulgent Wastrel. Non è niente di buono, ma quello che mi fa quello che mi interessa è che l'Inghilterra è un'ICTA. L'Inghilterra ha una struttura di ducato arabo e da fede cattolica. Ma che cazzo sta succedendo? Wow, ok. Sì, questa è l'Inghilterra comunque, sì. Ok, allora possiamo reclutarla, la principessa. Ma non riuscirei a convertirla comunque. Che cosa facciamo? Ragazzi, consiglio di guerra, ho bisogno di voi. Che cosa facciamo? La reclutiamo oppure uccidila? Ma perché? Perché devo ucciderla? Ragazzi, da morta non serve a niente. Datemi consigli se hanno. Cioè, una. Datemi una spiegazione ai vostri consigli. Perché la devo uccidere? Ucciderla? Perché? Non serve a niente. Addirittura perderei. No, ma perché? Aspettiamo che diventi adulto, magari diventa concubina. Ok, nuove ribellioni, sempre ribellioni. Ah! Cos'è sta cosa? Frisian Peasant Revolt? Oh no. Questa non la posso. A Fez, perché abbiamo anche parte del Nord Africa, non so, Dio solo sa come. Dobbiamo alzare le flotte. Che non bastano. Sì, aspettiamo che il re diventi adulto e la prendiamo come concubina. Non so veramente perché la gente mi suggerisce di fare cose contro la partita. Ragazzi, è la regina d'Inghilterra. Perché la devo uccidere? Non so se lo fa, cioè, se qualcuno lo fa apposta per trollare e vedere la partita che va male o sono così.
battute estemporanee per ridere. Perché io a volte ci credo, non sono molto bravo a sto gioco, quindi dovete stare attenti. Ma no, comunque sta cosa è sempre più strana. Un ictai diventa pazzesco. Va bene. Intanto vabbè, anche il Sacro Romano Impero, che è un po' in Spagna, un po' in Ungheria, un po' in Africa. Ma sì, perché no? Ma perché no? Ma perché no? Dai che abbiamo 13 anni. Qui c'è ancora una guerra con gli irlandesi che sono contro un Idris Host, non si sa dove sia, qualcosa di allucinante. Fare una guerra contro l'Inghilterra tanto non è cristiana? È cristiana. L'Inghilterra è cristiana. Ah! Ah! La regina Dalinda ha un'eresia sciita. È possibile che ci siano di mezzo gli assassini? Grande conquista, perché posso fare sta cosa? Ok, ho dei casus belli di grande conquista che mi fa molto piacere, però. Holy War? Non posso fare la Great Holy War, eh? No, Great Conquest. Stranissima, è stranissima questa situazione. Non riesco bene a capire che cosa sia accaduto. Ah, non la posso fare perché l'ho fatta da poco, ok. Sì, la guerra degli inglesi con l'erede la voglio fare quando me la sono sposata o quando è mia concubina. Il punto è un altro però, se diventa mia concubina, può essere regina d'Inghilterra, insomma, non credo. No, questi li posso. Sì, li posso portare a casa con le navi. Ma dovrei davvero convertire. Dai, comunque vediamo, dai, quando abbiamo terminato. Sapete che potrebbe essere veramente Bruciamo gli Jarl. Potrebbe essere veramente un discorso di fede. E a questo punto la Great Holy War contro gli inglesi ci sarebbe tutta, appena possiamo. Eh sì, ragazzi, non sono cristiani. Cioè, prima ero confusissimo e ho detto, ma che cazzo dite? Sono cristiani. Invece no, aveva ragione quello che mi ha scritto, attacca quella Holy War perché non sono cristiani. Avevi ragione tu, caro mio. Non avevo capito un cazzo. Allora, fatemi fare una cosa, epidemiche, no, va bene.
Però se faccio recruit poi me la posso sposare. Non penso. Però se faccio se la metto concubina poi la posso sposare. Penso. Tieni la Great Holy War appena hai sposato l'erede, sposala. No? Ho guadagnato un territorio in Inghilterra? Ah sì. Dunholm. Che adesso è direttamente sotto di me. Etelstan di Bremen, ok. Due. Due territori, ragazzi. Che bello sto gioco comunque. Cioè, ti fa dannare, ma è qualcosa di meraviglioso. Occhio, signori. Occhio perché Ingvar Wittgenstein, che ha il doppio sangue, sta per sposare Aleta. Che era figlia di Viceré Rane. Accettiamo. Perché adesso questo ragazzo, Ingvar, può veramente provare a fare una figlia. Che poi sposo matrilineare con il mio prossimo erede. Auguri ai figli maschi, ragazzi. I figli femmine, in realtà. Ok, ormai siamo adulti, eh. Comunque, ridendo e scherzando, sembra che non abbiamo fatto un cazzo, ma guardate che livello di espansione abbiamo. La Scandinavia è un impero atomico. Atomico. Intanto, datemi il ser che vado a convertire. Proselitismo. Iniziamo a fare proselitismo a questo punto in Inghilterra. La religione germanica. Why not? Mettendo da parte i soldi, iniziamo a costruire un grande faro. Che secondo me è molto bello come. Come idea, fare una meraviglia il grande faro di Uppsala. Oh no. Siamo furbi ma brutti. Meno 10 attrazione, sesso opposto meno 5. Ma siamo shrewd più 2 a tutte le caratteristiche. Questo è veramente un buon tratto. I've been having the special feelings for a special someone. È da un po' di tempo che ho un'attrazione particolare per una persona particolare. È la figlia del carpentiere o è l'apprendista del Ferrier? Possiamo diventare omosessuali oppure no? Visto che ho bisogno di sposare la regina d'Inghilterra, per questa volta no, omosessuali, ma la prossima sicuramente. Oh, fantastico! Abbiamo convertito qualcuno alla fede. Già, veloce, ragazzo. No, non era qui. Questa è la clip a Bubino. Casto. Oppure Gran Chiavatore. Gran Chiavatore, più un intrigo, più 20 fertilità. I cristiani non ci vogliono bene. Il piccolo Fjorkistein ha 14 anni, già Gran Chiavatore di corte. Bravissimo, lo chiamavano il piccolo trapano di Scandinavia. Frum, frum, frum. Dai, Stein, però, cazzo, diventa adulto. Ancora un anno. Allora. Il piccolo trapano. Lo chiamano così. Cioè, immaginatevi sta qua che a 18 anni ha passato gli ultimi 9 anni agli arresti domiciliari in Scandinavia. Mentre l'Inghilterra diventava tipo islamica. Come l'Inghilterra di oggi. Come Londra ai giorni d'oggi. Ok. È il piccolo Black and Decker, sì. Come? Scusa? Scusa? È nato un bambino da Gunnu di Vista e l'imperatrice che è nostra madre.
Ah, abbiamo un fratellino. Un fratellino bastardo. Ciao Sigbert! Magari anche lui è il piccolo trapanino. Chi lo sa? Dai, cazzo, diventa adulto. È una rottura di palle indescrivibile. Ducato di Meissen, usurpare noi tedeschi. Ducato di Meissen, tutta roba nostra. Ok. Altro titolo, Ducato di Veppes. Usurpare. Usurpare, tutto usurpare noi. Noi tutti tanti ducati. Ja. Tuffe, Jarl. Veppes, questo. Ja. Dovrei assegnarlo a qualcuno, magari, ma chi se ne fotte. Troppi ducati, no? 30, porca troia, sì. Prendiamo un comandante randomico. Mica che devo cancellare. Penso che li dovrò cancellare, ragazzi. Mi sono fatto una cazzata. Peasant Revolt dove? Oh, in Bulgaria no. Ingvar per la Scandinavia. Oh, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. C'è un colpo di stato che vuole mettere Ingvar stesso come Fylkir. Ingvar ha già 23 anni. È abbastanza scarso, ma se lui diventasse il Fylkir, The Blood of Survivor, che ci rende resistente alle, come si dice, alle ferite in battaglia, aumenta di 5 le combat skill, diventerebbe parte della famiglia dei Fylkir, insieme al sangue di Zlatan. Quindi facciamo uno swap. Ne parliamo nel prossimo episodio. Grazie per essere rimasti con me e a presto.